sorpresa e la nostra attraente, scatenatissima Brenda dovrà lasciare lo show per un po'. Esattamente per quanto, Brenda? 9 mesi. Ci saranno presto nuove audizioni per trovare una ragazza attraente come la nostra Brenda. Questa volta la cercherò un po' meno scatenata, te lo prometto. Sei tu la ragazza giusta? Sì? E allora domani non andare a scuola e presentati nei nostri studi televisivi. Oh mio Dio, il mio sogno che si avvera. Devo andare a quell'audizione. Oh mio Dio, il mio sogno che si avvera. Devo andare a quell'audizione per vederti. Adesso basta, piantatela. Non ci sarà nessuna audizione per nessuno e nessuno di questa casa marinerà la scuola. Oh, Tracy cara, hai preso la pillola antiappetito che ti ha ordinato il dottore. Mamma, sono in crescita. Ho bisogno di nutrirmi. Ti prego, voglio andare assolutamente al Corny Collie Show. Ma signora Turnblad... Penny ha chiamato tua madre e dice che sei in castigo. Io sono sempre in castigo. Ma adesso basta una montagna di biancherie da stirare, una dieta da seguire che divorerei un castoro a morsi. Oh, Penny, vai a casa tua, eh. Tu, Tracy, vai in camera tua a studiare. Ah, se non fosse mia figlia direi che è nata scema. Salve donne! Da quando ho effettuato quella spedizione di gomme da masticare esplosive, il signor qui sotto è rinato. Mi piaci, caramellina. Mettila, piccolo furfantello. Papino, domani andrò a fare un'audizione per ballare in TV. Dovrai prima passare sulla mia ciccia tesoro. Niente audizione, niente show e niente capelli cotonati da teenager immorale. Mamma, sei rimasta negli anni 50. Anche Jackie Kennedy si cotona i capelli. Sì, ma tu non sei la first lady. Io sì. Oh, papino caro, parla di tu, sai, gente come me e come noi non la manderebbero mai in TV se non per prenderla in giro, pensaci. Tracy tesoro, ecco, ecco, vedi, il fatto è questo. Ma ci vuoi andare veramente? È il mio sogno, papino. Ma allora vai! Questa è l'America, tesoro. Devi credere che sei grande per esserlo davvero. Non siamo già fin troppo grandi in questa casa? Quando avevo la tua età, i miei genitori mi obbligarono ad entrare nel circo. Ma io di sì, no? Il mio sogno era quello di aprire una catena di scherzi in tutto il mondo. D'accordo, non ce l'ho ancora fatta, ma quando un giorno scoprirò come costruire un cuscino che scorreggia grande come un sofà, farò talmente tanto di quel bacano che mi sentiranno in tutto il mondo. Devi credere nei tuoi sogni, tesoro. Prendo ancora un dolce e poi torno giù in negozio. Io il mio sogno ce l'ho. E lo amo tanto. Grazie, papino. Tracy Tablet, ho una montagna di biancherie da stirare. Lava e stira. Mamma, io voglio diventare famosa. Che famosa vuoi diventare? I calli alle mani ti devi fare. Ma stavo solo guardando il Corny Collins a casa di Tracy. Penny, sono stufa. Sapevi di essere in punizione. Non ti avevo proibito di ascoltare quella musica negra? Oh, se tuo padre non fosse in galera ti punirebbe ben bene. D'ora in poi porterai un enorme P sulla maglietta. Così tutti i tuoi compagni di scuola verranno a sapere che Penny Pinkleton è perennemente e palesemente, pienamente in punizione! Amber, hai ballato in maniera imbarazzante oggi. Posso fare carte false per farti vincere la corona di Miss Baltimore, ma vedi, devi lavorare sodo. E ora lasciati schiacciare quel brufolo che hai in fronte. Ehi, Tracy, ma si trattano così gli abiti? Ma quando erediterai la lavanderia, Edna, prima lava e poi stira, sarai pronta? Spero di no! Non contraddirmi! Non disobbedirmi! Non pensarci nemmeno a quell'audizione! Sì! No! Mamma! No!